Con quale spirito e con quale pensiero prevalente ha fatto il suo ingresso solenne a Milano? Con questo senso di gratitudine al popolo ambrosiano, con questo senso di spavento, considerando la sproporzione tra la successione dei vescovi milanesi e le mie capacità, con questo senso di fiducia che ho scritto sull'immaginetta d'ingresso, dove c'è scritto: a questa morte, cioè alla morte di Gesù, s'appoggia chi vive. Ecco, quindi cercando di fare una professione di fede. Ecco. Sono tante le persone a Milano, non solo, che vivono lontane dalla fede e dalla Chiesa. Cosa può vincere il loro scetticismo? Credo che noi non abbiamo altri strumenti che il Vangelo, quindi noi possiamo soltanto dire la parola di Gesù, dobbiamo percorrere le strade e dire: il Signore vi chiama, il Signore vi ama, il Signore vuole darvi la sua vita. Tra le sfide e le preoccupazioni della Milano ci sono alcuni temi cruciali: l'immigrazione, la nuova povertà, la mancanza di casa e di lavoro. Quale la preoccupa di più e che cosa può fare la Chiesa di Milano? Quello che mi preoccupa di più non sono i singoli problemi e le povertà, che pure sono drammatiche, ma mi preoccupa di più la mancanza di fiducia, ecco, mi preoccupa di più una specie di rassegnazione, una mancanza di gioia, ecco, da parte dei cristiani. Forse la Chiesa ha questo compito, no? Di tenere viva la speranza e incoraggiare il cammino.